CONI ed FMI presenti a Fiumicino nella giornata di mercoledì scorso ad accogliere la salma di Andrea Antonelli. Torna dopo un mese di pausa il campionato italiano di velocità ad Imola con il 7° e 8° round. Il mototurismo con i riconoscimenti ottenuti dall'Italia nella 69esima edizione del Rally FIM. Ed infine tutti gli appuntamenti motoristici più importanti del prossimo fine settimana e del prossimo mese. Benvenuti ad una nuova edizione di FM Informa, il notiziario settimanale della Federazione Motociclistica Italiana. In apertura parliamo di Andrea Antonelli con la FMI ed il CONI che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia dello sfortunato pilota nel giorno dell'arrivo della sua salma a Fiumicino. A seguito della tragedia di Mosca, il presidente della FMI Paolo Sesti, insieme al segretario generale Alberto Rinaldelli, hanno voluto esprimere nella tarda mattinata di mercoledì 24 luglio la propria vicinanza alla famiglia di Andrea Antonelli nel momento dell'arrivo a Fiumicino delle spoglie dello sfortunato pilota. Ad essere presenti, oltre alle massime cariche istituzionali della FMI, agli amici ed i parenti di Andrea, anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, accompagnato dal segretario generale CONI Roberto Fabricini. Per volontà dei genitori, la camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale delle Macchie, frazione di Castiglion del Lago, dove il pilota risiedeva con la famiglia. La cerimonia funebre, presieduta dall'arcivescovo emerito di Perugia, Monsignor Giuseppe Chiaretti, è prevista presso il campo sportivo di San Fatucchio giovedì 25 luglio alle ore 18. E proseguiamo adesso con il campionato italiano di velocità, che si appresta a vivere ad Imola un weekend molto caldo con il 7° e 8° round. Il doppio appuntamento di Imola rappresenta un punto di svolta fondamentale della stagione del CIV. Sono in palio infatti punti pesanti in ottica campionato. Nella classe Superbike Eddie Lamarra ha a disposizione una chance importante per ipotecare il successo finale. I suoi immediati inseguitori, Leandro Mercado e Michele Magnoni, sono distanti e per rientrare in gioco hanno bisogno che il capoclassifica sbagli qualcosa. Nella Supersport è quasi fatta per Stefano Cruciani, che se dovesse continuare sui livelli espressi finora potrebbe tentare di laurearsi campione con due gare di anticipo. Più equilibrata la lotta nella Stock 600 con Sabatino e Tucci, che sono fra loro separati da 5 sole lunghezze, mentre sono 8 i punti di vantaggio che ha invece Locatelli su Valtulini, suo più immediato inseguitore, nella Moto 3, dove possono ancora dire la loro nella lotta al titolo Luca Marini terzo e Stefano Valtulini quarto. Ed ora il mototurismo, con l'Italia che ha chiuso con un bilancio estremamente positivo la 69esima edizione del Rally FIM in Francia. Ancora una volta sul podio. L'Italia mototuristica non tradisce le attese nel Rally FIM che si è appena concluso in Francia e fa incetta di riconoscimenti. L'evento ha visto l'Italia classificarsi al terzo posto assoluto dietro Finlandia e Svezia, tanti però i premi che sono andati alla nostra spedizione. Dal prestigioso challenge Marcel Eker per la nazione con il maggior numero di partecipanti, ben 183, al riconoscimento speciale dedicato al più anziano partecipante Giuseppe Mazzoleni. All'Italia motociclistica sono andati anche altri 5 diversi challenge che fanno riferimento alla squadra con il più alto numero di meritum, alla nazione con più conduttori, al paese con la più alta presenza di motoclub e con il più alto numero di moto da 125 a 250 cm3 e infine di scooter 5. Da segnalare poi l'ottimo riscontro che ha avuto nel corso dei 3 giorni dell'evento l'FMI Point, che si è rivelato un indispensabile punto di riferimento per i partecipanti italiani e centro di informazioni per i motociclisti stranieri interessati al prossimo mototour delle nazioni. E chiudiamo adesso con i principali appuntamenti motoristici che sono in programma il prossimo fine settimana e nel mese di agosto. Nella velocità due sono gli appuntamenti clou da non perdere. Subito dopo Ferragosto ci saranno infatti due weekend consecutivi con protagonista la MotoGP prima, il 18 ad Indianapolis e poi il 25 a Brno. Appuntamenti che riguarderanno da vicino anche il San Carlo Team Italia con Romano Fenati e Francesco Bagnaia in cerca di un risultato prestigioso nel Mondiale Moto3. San Carlo Team Italia che ha chiamato in causa sabato 3 agosto anche sul circuito inglese di Silverstone. Alessandro Nocchi e Franco Morbidelli non vogliono lasciarsi scappare l'occasione di essere protagonisti ad alti livelli nell'Europeo Stock 600, dove hanno ottenuto recentemente degli ottimi risultati. Gran finale anche per il campionato mondiale motocross, che chiuderà la propria stagione con gli ultimi 4 Gran Premi e assegnerà i titoli nelle categorie MX1 ed MX2, ormai saldamente nelle mani rispettivamente di Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings. Il Tour de Force inizierà domenica prossima in Germania, mentre nel mese di agosto saranno 3 gli appuntamenti, il 4 in Repubblica Ceca, il 18 in Belgio ed il 25 in Inghilterra. Addirittura d'arrivo anche il campionato mondiale trial, che nella località inglese di Perrins pronuncerà il prossimo 28 luglio il proprio verdetto definitivo. A giocarsi il titolo i due spagnoli Tony Bu e Adam Raga. Nel primo fine settimana di agosto, grande spettacolo è garantito nello Speedway, con i riflettori che sono puntati sull'ovale di Terenzano, dove i più forti di questa disciplina si contenderanno il successo nell'ottava tappa del FIM Speedway Grand Prix. Le uniche competizioni che non riposeranno nel prossimo mese sono il campionato italiano velocità in salita, che vedrà i migliori specialisti battagliare fra loro in Toscana il 4 di agosto nell'Assiliano Spidaletto, ed il campionato italiano quad cross, che è in programma il 25 di agosto a Fermo l'ultima prova.
Sarà invece a marce elevatissime la stagione estiva del mototurismo, con proposte di tutti i generi. L'evento clou è rappresentato dalla motovacanza itinerante in America organizzata dal motoclub MBC Touring di Roma, che prenderà il via il 3 agosto per terminare 8 giorni più tardi. Il motoclub petrignano d'Assisi organizza dal 10 al 15 di agosto il Giro dell'Umbria, avvenimento imperdibile per chi ama andare in moto in un contesto naturalistico e artistico incantevole. Subito dopo Ferragosto il motoclub Pippo Zanini di Rovereto ha in programma la grande manifestazione classica Città di Rovereto, che durerà fino al 18 di agosto. Estate di grande fermento anche per il settore moto d'epoca. Il 3 ed il 4 di agosto è in calendario a Canzano, in provincia di Teramo, il 25° moto raduno nazionale d'epoca con protagonista il gruppo 1. Gruppo 1 che sarà protagonista anche l'ultima domenica del mese a Zenson di Piave, in provincia di Treviso, nel 17° raduno nazionale riservato alle moto vintage. E vi ricordiamo che potete inviarci i vostri suggerimenti, domande, curiosità all'indirizzo mail fminforma@federmoto.it e che per rimanere sempre aggiornati sull'attualità potete visitare il sito federmoto.it oppure venirci a trovare alle pagine Facebook, Twitter e Google Plus della FMI. Ed è davvero tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con FM Informa la seconda settimana di settembre, dopo un mese di pausa. Grazie per averci seguito e buon weekend!